Non è solo una questione di rinnovo del contratto. Tutelare il pubblico impiego significa tutelare i servizi pubblici nell'interesse dei cittadini. Ne sono convinte CGIL e CISL e UIL che per il prossimo 3 maggio hanno indetto uno sciopero generale regionale dei servizi pubblici con manifestazione a Firenze. Ci sarà anche Prato, dove lavorano circa 7.000 dipendenti pubblici tra enti locali, sanità, funzioni centrali e terzo settore, che diventano 10.000 se aggiungiamo il mondo della scuola e le forze dell'ordine. Tutto ruota attorno al rinnovo del contratto e all'aumento delle retribuzioni, ferme da oltre 6 anni. I sindacati propongono la cifra media di 150 euro che deve andare a coprire il rinnovo triennale, ma tale partita ne apre un'altra, quella del futuro del settore e quindi dei servizi pubblici. Il rinnovo del contratto è una partita attraverso la quale si deve cominciare a ragionare di come far funzionare i servizi pubblici che in qualche caso sono arrivati a un livello di regressione insostenibile. E quindi è un modo per rilanciare l'idea del pubblico, perché ricordiamolo, sono i servizi pubblici che danno consistenza ai diritti dei cittadini. Noi non abbiamo rinnovo, non abbiamo più incamerato nessuna produttività, i servizi pubblici stanno morendo piano piano. Qual è l'obiettivo di tutto questo? Allora scendiamo in piazza perché le persone, i cittadini devono capire che il pubblico dipendente, prima di essere pubblico dipendente, è un cittadino e vuole la difesa di questi servizi pubblici. Affinché sia data una controtendenza a quella che è la volontà del governo di scelte unilaterali che vanno allo smantellamento dei diritti dei lavoratori e ad una piaga sociale che è quella degli appalti al ribasso, che spesso non hanno comunque le clausole di salvaguardia nei confronti dei lavoratori.